Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi speciale, non più elezione Presidente della Repubblica, ma discorso di insediamento del Presidente della Repubblica. Ormai è una cosa successa un paio di giorni fa, ma ho voluto andare ad ascoltare tutto il discorso perché stavo ascoltando una trasmissione televisiva di ieri, in cui hanno detto una cosa che mi è suonata molto male. Siccome ho questo brutto vizio che non hanno la maggior parte dei giornalisti italiani, ovvero di andare a controllare la fonte di quello che si dice, ovvero un giornalista ha fatto un'affermazione su una cosa che avrebbe detto Mattarella nel suo discorso di insediamento. Io quindi cosa ho fatto? Molto semplicemente mi sono cercato su YouTube il discorso di Mattarella e ho iniziato ad ascoltarmelo. Sono arrivato al 13° minuto dove finalmente dice la cosa che mi ha un po' puzzato. Ora voglio fare un anticipo. Questo video io cercherò di essere molto moderato e invito chiunque faccia commenti a essere altrettanto moderati, perché vi ricordo che in Italia c'è un reato che si chiama vilipendio al Presidente della Repubblica. C'è un reato specifico. Se tu dici qualsiasi cosa che potrebbe risultare offensiva nei confronti del Presidente della Repubblica, e siccome abbiamo visto con quale facilità chiunque in Italia cerca di censurare il pensiero altrui e quindi usare le leggi contro l'espressione anche solo di una critica, ricordo a tutti quanti che c'è questo reato e pertanto state molto attenti a quello che scrivete, siate moderati. Ora, dicevo, sono arrivato al 13° minuto, mi sono già preso fra l'altro 4-5 appunti su cose che ho trovato molto discutibili, affermazioni del presidente Mattarella, sulle quali andrebbe veramente fatta una riflessione seria, ma voglio partire dalla fine, cioè da dove mi sono fermato, perché finalmente ho trovato l'affermazione che mi aveva risuonato molto nelle orecchie, che stavo cercando e che quindi ho voluto, appunto, mo voglio mostrare a voi parola per parola e poi magari vi farò il commentino su quanto abbiamo appena sentito. Ora, qui, come vedete, al 13° minuto ci sono anche i sottotitoli. Il presidente Mattarella sta dicendo una riflessione si propone anche sul funzionamento della nostra democrazia a tutti i livelli. Allora, controllo un attimo le casse, le metto al massimo così spero che riusciate a sentire direttamente dal mio computer. Si propone anche sul funzionamento della nostra democrazia a tutti i livelli. Proprio la velocità dei cambiamenti richiama ancora una volta al bisogno di costante inveramento della democrazia. Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione delle decisioni, discussione, partecipazione. L'esigenza di governare i cambiamenti sempre più rapidi richiede risposte tempestive. Tempestività che va comunque sorretta da quell'indispensabile approfondimento dei temi che consente puntualità di scelte. Bene, Occorre benissimo. evitare che i problemi trovino soluzione senza l'intervento delle istituzioni a tutela dell'interesse generale. Questa mentalità. Bisogna evitare che che la soluzione trovata venga applicata senza l'intervento delle istituzioni. Chi è che dovrebbe fare degli interventi, trovare delle soluzioni che arrivano direttamente sulla vita dei cittadini senza passare attraverso l'intervento delle istituzioni, quindi dei governi democraticamente eletti. E adesso ci arriva a dircelo. Applausi a non Questa finire. eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggiore forza. Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e imporsi, aggirando il processo democratico. Poteri sovranazionali tendono a. Allora, avete sentito bene? Ha detto la scelta deve passare attraverso le istituzioni e non attraverso gli altri. E poi dice poteri sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi aggirando il processo democratico. No, scusate, ma io divento. Ma è una roba. Quando gli ex rivoluzionari, gli ex euroscettici 5 Stelle, quelli che proponevano il referendum contro l'euro, che dovevano aprire la scatoletta di tonno, poi sono diventati tonno e sardine tutto insieme.
dicevano, parlavano di poteri forti, di poteri finanziari sovranazionali che dettavano l'agenda dei paesi e cercavano di imporre il loro volere sui paesi democraticamente eletti. Gli altri partiti, quelli che adesso ci governano insieme, i mass media, giornali, televisioni, intellettuali, gli davano dei pazzi complottisti che credono negli alieni, che vanno in giro con la stagnola in testa per non farsi leggere il pensiero. Quando l'ex euroscettico, ex capitano, adesso anche lui diventato parte del mega blob politico, Salvini, anche lui parlava dell'Europa, di poteri forti, di infrastrutture finanziarie, che gli si dava del sovranista. Che brutta parola, sovranista. E adesso che lo dice Mattarella? Cioè Mattarella ha confermato quello che dicono, o meglio che dicevano, ma che ancora dicono tante persone normali che usano la semplice logica, che vedono come stanno le cose, basta guardare, lo dicono, perché poi alla fine le cose le dicono anche loro. Non riesco, la verità viene sempre fuori. Ci sono i poteri forti, ci sono infrastrutture finanziarie che hanno interessi e pongono i loro interessi in maniera concreta, spingendo, facendo attività di lobbismo nei confronti dei governi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono poche persone che hanno molto potere, che cercano di usare questo potere per veicolare le scelte degli stati a dispetto di quello che sono state le scelte dei cittadini fatte col voto. E non lo dico io, non lo dice un pazzo scriteriato che si inventa le cose con la stagnola in testa, un qualche complottista che pensa che Bill Gates vuole metterci un'antenna 5G, come dice Fiorello, che prende in giro tutti quanti, no? Fiorello, bravo Fiorello, bravo Fiorello. Lo dice il presidente della Repubblica Italiana nel suo discorso di insediamento, quindi adesso è ufficiale, è ufficiale. La democrazia non è completamente libera perché ci sono persone e poteri finanziari forti sovranazionali che spingono per essere loro a fare le scelte che invece competerebbero ai governi eletti democraticamente dal popolo. Finisco qui perché ho veramente i minuti e i secondi contati, ma in soli 13 minuti di discorso di Mattarella io ho trovato altre, aspetta, 4 affermazioni che secondo me varrebbe la pena di commentare. Quindi, se ho tempo, più tardi sarò all'Esposizione Universale di Dubai, come spesso accade perché sono lì che sto lavorando facendo servizi televisivi di vario genere. Se riesco, faccio una diretta o faccio un altro video così estemporaneo dal cellulare, lo carico direttamente senza sigla, senza niente, non so neanche come è venuto, se non lo taglio, non lo miglioro, niente, così, boom, lo carico com'è. Per fare una prima screening delle affermazioni più interessanti e più discutibili del presidente Mattarella che ho trovato in soli 13 minuti su 38. Quindi poi magari, se riesco oggi, vi faccio un secondo video, poi domani voglio sentire negli altri 24 minuti che avanzano se ce n'è altra di roba che è fortemente discutibile e che nessuno ha discusso, perché tutti i mass media di nuovo si sono messi a cuccia srotolando la lingua, parlamentari che ogni 30 secondi si spellavano le mani applaudendo come se fosse la bocca della verità assoluta e l'Italia fosse diventato il paese del Bengodi. Detto questo, come sempre, ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao!